Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch Academy Vita da Studenti. Nello scorso video ho completato l'ultima missione dei sette misteri dell'Accademia, che era quella di Raffaella, che rapiva le studentesse per farla andare a giocare con lei, perché era sempre sola. E poi Presley ci ha parlato dei monoliti Y o monoliti Y. E la prima missione che abbiamo da fare è proprio con il primo monolite. Quindi che si fa? Niente, bisogna andare a cercare il monolite, eccolo qua. 30 anni fa comparve in Accademia un misterioso monolite, all'interno del quale nessuno è mai riuscito ad accedere. Ora tocca a noi provarci. Andiamo! Però è tardi, devo andare a dormire prima. Ci siamo, il primo monolite si trova da ste parti qua, in realtà è un po' nascosto, bisogna andare tipo qua dietro, che poi c'era la strada, ma comunque, no, non è questo, ma sta di qua, vediamo un po', eccolo qua, sì, possiamo togliere la mappa, ci sono un po' di amicizie qui. Allora, direi di cominciare la missione, no? Aspetta però, se io dovessi premere acqua sopra, non puoi ancora entrare. Ma scusami. Facciamo una missione. 30 anni fa comparve in Accademia un misterioso monolite all'interno del quale nessuno è mai riuscito ad accedere. Ora tocca a noi provarci. Armatura P800R come ricompensa. E fregate. Quella è buona. Ma eccoci qui. Yehi! Siamo riusciti ad entrare. Quindi è questo il monolite Y o Y. Wow, che posto incredibile. Senti i brividi lungo tutto il corpo. Non vedo l'ora di iniziare. Rimanete concentrati, ragazzi. Non sappiamo cosa ci attende. Sì, non dobbiamo abbassare la guardia. Forza, andiamo. Andiamo sì, Koma-san. Komanuel, vabbè ragazzi, sono un po' deficiente io. Allora, purtroppo la memoria è quella che è. No, questa è una super cazzola. Allora, why? Vorrei già trasformarmi ed è penso che lo farò. Perché, ed è penso, perché italiano è un'opinione, non è una lingua giusta. Sono piuttosto contento di essere qua dentro, a dire il vero. Quindi sono molto su di giri per quello che andremo a fare oggi. Uomo clock. Qua c'è questo che è... salto sopra, ok. Rimarrà lì per sempre, per tutta la vita. Oh, vediamo qua che succede. C'è la porta. Apriamola, c'è un pulsante. Oppure c'è un campanello, quello. Guardate, c'è un'enorme porta qui. Si vede. Dai, ci bastiamo, su. Fai serio. Come potremo aprirla secondo voi? Signora, in casa? E questo cos'è? Sembra una strana figura con sette buchi. Ma certo, forse dobbiamo inserire le sette medaglie misteriose qui dentro. Ma sbaglio, quelle medaglie possono essere inserite solo negli watch. Questi sono dettagli, perché non ci provi e basta? Ma scusa... 30 anni fa sono apparsi questi monoliti. E fin qui va bene. Perché dagli scavi va bene. Quindi saranno qui da prima di 30 anni, immagino. Da centinaia di anni, magari. Ma perché quelle sette medaglie... Cioè, il ciclope, per esempio, è una medaglia. Ma... come può una medaglia del ciclope andare lì? Forse reagisce all'energia dei tenebrosi. È giusto però chiamarli tenebrosi? Cioè, Raffaella era un tenebroso. Sì, in effetti era un po' cattivella. Ha funzionato sul serio. Fantastico, ero certo che sarebbe andata così. Hai avuto un'ottima idea, Matteo. Ora possiamo continuare. Andiamo. Let's go allora. Qui troveremo altri nemici. E voi chi siete? Come avete fatto ad arrivare qui? Con la forza di volontà e tanta amicizia. Beh, non importa, mostratemi la vostra forza. Chi è che parla? Sono pronto ad affrontare chiunque. Chi ha parlato? Sergente Hartman. Allora. Oddio, clone elettrico. Che bello clone elettrico. Tanto che non ti vedevo, amico mio. Come va la vita? Moglie, figli, tutto a posto? La tua controparte babbosaetta, com'è? Missione completata. Fammi raccogliere tutto, allora. Voglio raccogliere tutto, ti prego. Voce incorporea, mostrati! Voi, il vostro potere è... Lama della giustizia elettromagnetico e mina soporifera e cicatrici. Mi piace.
Perché non la senti più? Perché non parla più con Manuel. Ovvio. Ok, il video finisce qui. È finita. La missione è giunta a termine. Quella voce faceva davvero paura. Mi chiedo di chi fosse. Già anche io vorrei sapere a chi apparteneva. Cosa sono quei musi lunghi, gente? Abbiamo sconfitto tutti quei tenebrosi. Oh mio Dio, una luce. Sì, è vero, siete stati piuttosto bravi. E chi è che parla? Il custode dei monoliti? No, era Fulmingatta. E tu chi sei? Sono Fulmingatta, uno yokai felino. Vedete di ricordarvelo, intesi? Ma Fulmingatta? Sei uno yokai? Quindi non sei un tenebroso? Oh cielo, devo proprio spiegarvi tutto? Anche se ci assomigliamo, in realtà noi yokai siamo molto diversi dai tenebrosi. Eh già. I tenebrosi, infatti, nascono dai sentimenti di rancore provati dagli esseri umani. A differenza nostra, siamo spiriti instabili, la cui esistenza è tutt'altro che tranquilla. Gli yokai, invece, hanno già scacciato i rancori dei quali si erano originati. Insomma, noi yokai incarniamo l'evoluzione dei tenebrosi. L'evoluzione dei tenebrosi. Avete capito adesso? Questa è la differenza sostanziale. Sì, però, per quale motivo ti abbiamo trovato in questo luogo? Beh, ecco. A dire il vero non ricordo quasi niente del mio passato, solo una cosa. Ricordo un essere misterioso che mi chiede di fare qualcosa per lui. Da qui in poi i miei ricordi si interrompono. Forse però se mi unissi a voi sono sicura che ricorderei tutto. Vi prego, lasciate che vi accompagni anche io nelle vostre avventure. Puoi contarci, benvenuta sul bordo! Forse volevi dire a bordo, Gibastiano. Beh, comunque. Siamo sicuri che il mistero del monolite UI fosse solo questo? Cosa? Come sarebbe a dire scusa? Lei parla in maniera molto scazzata e incazzosa in giapponese. Questo dialogo però si trattiene molto. E questi da dove sbucano? Sono alieni! Hanno un occhio solo, quindi sono alieni per forza. Non sarai stato tu a chiamarli, spero. No, ve lo assicuro, però non sembrano né yokai né tenebrosi. Cosa? Quindi anche tu sai cosa siano? Già, ma ho comunque un brutto presentimento al riguardo. Beh, non c'è problema, combatteremo di nuovo se è questo che vogliono. Tu, con i capelli rossi, usa la mia medaglia, presto! Va bene. Eccola qua. Pronti? Bene, coraggio, tocca a noi! Andiamo, Fulmingatta! Trasformazione! Ma prima... questi cosi non ci stanno ancora attaccando. Magari sono amichevoli, cioè... Direi di aspettare e vedere come si evolve la situa. No? Ok, allora trasformiamoci. Oh cielo, arrivo. Oh, questo insegue, sì. Però non l'ha preso. Per quello più forte aspetta usarlo, dai. Oh, che fai? Fortissimo, Wild Boy. Cowboy giallo nell'adattamento. Adattamento fatto da noi, certo. Chi è prossimo? Ehi. Ehi. Niente, era lontano un miglio ma mi ha preso comunque. Allora? Finita. Yeah, che vittoria! Wow, parla proprio come un vero cowboy. Ha detto che è vittoria, non è che ha detto qualcosa di strano, un vero cowboy. Allora, Wild Boy è molto forte e mi piace tantissimo. E anche il... Vabbè, non dico chi dopo perché magari è spoiler, però è troppo attacco a distanza. A me piace proprio andare vicino al nemico, menar le mani e quindi penso che terrò Kengo Benimaru. Forse. Spadaccino rosso, sì. Fin troppo facile, li ho sistemati a dovere, eh. Sei stato sensazionale, fratello, i miei complimenti. Ah, per un attimo pensavo di essere spacciato. Ad ogni modo sembra proprio che li abbiamo sconfitti tutti.
Ed ecco perché ne arrivano altri. Bravo Matteo, statti zitto la prossima volta, eh. Quando imparerò a tenere la bocca chiusa, mai. Aspettate, stavolta c'è qualcosa di strano. Allora, il nostro amico qui, Giordano, si chiama Lucertola Oscura. Perché si chiama Lucertola Oscura? Perché in giapponese si chiama Big Black, grande nero. No, non va bene come nome, secondo me, Big Black per noi europei, quindi Lucertola Oscura, perché è praticamente un lucertolone, è Freezer. Questa è una delle forme di Freezer, tra l'altro, però va bene così, dai, Lucertola Oscura ci sta. Ma quei tizi si sono fusi insieme! Tranquillo, man. Ci vorrà un po' di più, ma sistemerò anche questo mostro. Gibastiano ha ragione. Dobbiamo sconfiggerlo a tutti i costi. Se, odio ammetterlo, ma sono d'accordo con te. Diamoci dentro. Ehi, mostriciattolo, sappi che non saremo noi a perdere. Aria ha ragione. Forza, iniziamo! E me la lasci così in sospeso? Ma certo, perché arriva il sole, unico Valerio Notti! Bene, eccoci giunti a Monolite Y. Sì, l'altra volta dicevo Y, oggi dico Y, non fateci caso. Voi aspettatemi qui fuori, entrerò io da solo. Come sarebbe a dire capo? E se dovesse succederle qualcosa? Tranquillo, se avrà bisogno di aiuto non esiterò a chiamarvi. Ricevuto. Ma vi avverto, non tollererò iniziative prese senza consultarmi, avete capito? Mi dispiace lasciarli qui, ma non posso rischiare che si facciano del male. Dopotutto sono i membri migliori del comitato studentesco. Bene, allora io entro. Voi tornate a scuola e tenete d'occhio gli studenti. Ricevuto! Stia attento, capo! Uhui! Ahoi! Ehi, dove vai? Ah, posso lanciare le sfere io? Odio i personaggi a distanza. Mi dispiace dirtelo, ma è così. Ai. Oh, nice. Salto, salto nel parco divertimenti. Oi, 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 oi. No! Fregato. Attacco anche quello. Oi, oi. Oh, yoi! No, beccate questo. Dove vai? Ah! E continua a saltellare. Quanto è bello saltellare nel parco divertimenti. Certo che questo tizio è davvero tosto. Già, a confrontarli tutti, questi dati erano delle mezze calzette. No, non può finire così! Non possiamo andare proprio adesso. Continuiamo ad attaccarlo. Ah, se solo fossimo in un film. Comparirebbe dal nulla un eroe pronto a salvarci. Ah, che peccato. Oh no, sta per attaccarci di nuovo. Non ditemi che è tutta qui la vostra forza, Club FNY. Il presidente del comitato studentesco, che cosa ci fa lei qui? Era da tanto che aspettavo questo giorno. E oggi è finalmente arrivato. Gli alieni sono giunti sulla Terra e io userò il mio potere per sconfiggerli. Ma per farlo ho bisogno di lui. Watch alieno, vieni a me! Trasformazione! Bellissimo. Mist Shadow. Che goduria, Mist Shadow. Oh, yeee. Ma prenditela un po' con Wild Boy di là. Togliete questo, va. Ah, più di tanto però non carica. Ah no, ok, io sono il melee praticamente, giusto?
Vabbè, dai, attacchiamo così. Ok, non mi faccio niente perché sono iperforte, ovviamente. Però nel caso ho comunque un po' di cibo. Allora, Big Black, vedete che fa un attacco che gli parte un raggio laser dal cervello, no? Ed è molto forte quell'attacco. Se ci prende, certo. Pistalo, vai, cowboy giallo, pistalo! Come se pista all'uva, su! A pugni lo finisco, vai! Con le lame poi, bello, mamma mia! Mamma mia, ombra nebbiosa! Mamma mia! Che bello, yokai! Puoi dirlo forte, sì, qualcosa che non ho letto perché ero troppo impegnato a giocare con il presidente! Vai, lancio le sfere di energia. Pistola del comandante crudeltà e lama del caos. Quello mi interessa a me. La lama del caos. Una battaglia extraterrestre. Vinta! Ma ragazzi, punti a go-go. Io non mi lamento per niente di tutti i punti che sto facendo. Mi piace così. Ed eccoci qui, usciti dal monolite Y. Certo che ci siamo viste davvero brutte ad un certo punto. Matico, avete visto che roba? Ho una nuova trasformazione adesso! Puoi dirlo forte, Gibastiano, sei stato sensazionale! Valerio, grazie mille per averci aiutati prima. Dovete stare attenti, ragazzi. I pericoli sono sempre dietro l'angolo. Cosa? Comando e ti ringrazio, tu ti metti a fare la predica? Mi sono semplicemente limitato a darvi un consiglio, tutto qui. Se non collaboriamo tutti insieme, gli alieni ci annienteranno. Che cosa? Ascoltatemi, vorrei che collaboraste con me. Gli alieni sono molto pericolosi, per questo dobbiamo unire le forze. Certo, siete un po' inesperti, ma su questo possiamo lavorare. Oh, continua ad insultarci, eh? Vuoi che ti sistemi per le feste? Ora calmati, Leonardo. Urlare così non serve a niente. Questo ragazzo ha bisogno di noi. Credo che dovremmo ascoltarlo. Fratello. Ma ad ogni modo, sembra che questi alieni sono una minaccia concreta per noi. Siano. E poi dobbiamo ricambiare favore, non siete d'accordo? Cosa? Proprio così, prima ci hai aiutati e ora saremo noi ad aiutare te. Se fossi in voi non mi sentirei tanto importante. In una situazione come questa devo accettare ogni singolo aiuto. Esatto, non è quello che ho detto prima io? Bene, allora siamo d'accordo. Io, Valerio Notti, mi unisco a voi. Fantastico, io sono Gibast... Cosa? E quello che diamine è? Non sarà mica un UFO? Ma è impossibile! Caspita, non pensavo che le navicelle fossero così luminose. Presto, non c'è tempo da perdere! Rifugiatevi dietro di me! È il tuo momento, Watch Aliero! Dannazione, se ne sono andati. Chi è che se n'è andato, scusa? Oh, guardate, c'è il presidente del comitato. Che cosa ci fa qui? Beh, e che mi dici di noi allora? Che cosa ci facciamo noi qui? Ah, in effetti non ricordo di essere mai venuto in questo posto. Ah, mi sento come se avessi appena dimenticato qualcosa di importante. Sembra che gli alieni abbiano cancellato i loro ricordi. Ma perché? Forse stanno conducendo delle ricerche su noi terrestri. O magari sono interessati a qualcosa o qualcuno presente qui in accademia. Salve ragazzi, sono qui per unirmi al vostro club e lottare al vostro fianco. Eh? Quindi questo significa che siamo amici del presidente del comitato? Proprio così. Sul serio? Wow, stento a crederci! Beh, che dire allora, benvenuto a bordo, signor presidente! E con Valerio nel team entra anche il comitato studentesco. Wow! Sono molto curioso di vedere che cosa ci dà il comitato studentesco come ricompensa quando lo portiamo a rango 3, ma mi sa che il gioco mi fa salvare in automatico questa volta. Alieni, la pagherete cara prima o poi. Vedrete, parola di Valerio Notti! Oh, un gazzatissimo lui, eh. E mi sa che finisce qui. Eh già, finisce qui amici! Vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Yokai Watch Academy Vita da Studenti. E
Bello, episodio bello pregno di contenuto, bello corposo, bello con Wild Boy, Fulmingata, Cowboy Giallo e anche con Mist Shadow, Ombra Nebbiosa che ora diventerà il mio main per tutta la vita. Ad ogni modo in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare se volete e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao! Che fatica!